Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per la pazienza. Grazie per essere venuti così numerosi. Perché questa serata non è una serata del Movimento 5 Stelle, è una serata di tutti quanti gli italiani. Noi veramente speriamo che tra di noi ci siano persone che hanno magari anche un ideale politico diverso, ma che si riconoscono in quella che è la nostra carta costituzionale, che è quello che ci fa popolo. Quindi veramente grazie ad ognuno. Qui c'è una mia amica che fa parte di un altro schieramento politico e mi ha detto: io sono qua perché è una battaglia giusta, quindi mi auguro che questo sia lo spirito con cui siamo qui stasera. Il senso di questa serata è molto semplice, ci sono due significati prevalenti. Il primo significato è quello di rimettere al centro del nostro essere italiani, la Carta Costituzionale, che a detta di tutti i giuristi è la carta più bella del mondo. Tantissime altre costituzioni nell'essere redatte si sono ispirate ai valori fondanti della nostra, e anche l'elaborazione, la nascita della nostra Costituzione, che ha radici proprio nella storia di sofferenza del popolo italiano, viene scritta all'indomani della caduta del fascismo, ne dà ancora più valore a questo strumento. Quindi il primo senso di questa sera è questo: mettere al centro la Carta Costituzionale. Io pure, vi confesso, non l'avevo mai letta la Costituzione per intero, ne conoscevo solo alcuni articoli, e invece in occasione nel preparare questa giornata insieme a tutti gli altri del Movimento 5 Stelle di Comignano abbiamo presa in mano e ci siamo letti gli articoli per individuare quelli che magari stasera avremmo potuti leggere tutti quanti insieme, e l'ho scoperta bellissima. Il secondo senso di questa serata è in qualche modo continuare la resistenza che si sta attuando dal Parlamento a tutte le piazze italiane in questi giorni, è che è una resistenza a difesa della nostra Carta Costituzionale. Io spero che voi stasera siate qui con questa consapevolezza. Può sembrare una cosa piccola, ma se aumenta la coscienza, se cominciamo a informarci, a capire che cosa sta realmente accadendo e ad opporci facendoci sentire, può darsi che qualcosa può accadere, si può fermare, perché poi ve lo racconterò, i ragazzi del Movimento in Parlamento non ce la possono fare da soli, c'è bisogno di un movimento di opinione che coinvolga tutto il popolo italiano. Quindi questi sono i due significati di questa serata. A un certo punto ci sarà un momento in cui ancora di più metteremo al centro la Costituzione leggendo insieme gli articoli, per cui invito, noi abbiamo cercato di distribuire un po' a tutti alcuni articoli della Costituzione che abbiamo stampati. Se qualcuno di voi non li avesse, si può avvicinare lì al gazebo, c'è una corda dei panni con delle mollette, quelli appesi sono alcuni degli articoli della Costituzione, per cui prendete quello che sentite magari più vicino, più rispondente anche allo stato di vita, alla situazione che vivete, e poi li leggeremo insieme. Quindi adesso vedremo una serie di video. Poi vi devo dire un'altra cosa, avevamo annunciato in questa serata la presenza di Luigi Di Maio, che è appunto un cittadino eletto di Comignano del Movimento 5 Stelle ed è uno dei vicepresidenti della Camera. Lui ha fatto di tutto per esserci, stamattina era in Versilia alla festa del Fatto Quotidiano, che è l'unico giornale italiano che ha dato risalto, che ha appoggiato e ha fatto propria la battaglia per la Costituzione. Ha raccolto delle firme, ha fatto una petizione, per cui Luigi stamattina era alla festa del Fatto Quotidiano proprio a parlare di questo tema e si è messo subito in treno per poter essere qua entro stasera. Purtroppo lui non viaggia in auto blu, viaggia in treno, i treni non sempre funzionano bene, c'è stato un problema proprio di coincidenze ad arrivare dalla Versilia, quindi si fermerà a Roma, adesso è ancora in treno, quindi se riusciamo a fine serata faremo un video collegamento con Luigi, insomma, che ci saluterà. Sicuramente lui avrebbe potuto direttamente raccontarci quello che sta accadendo in Parlamento, per cui cercheremo di dirvi quello che noi sappiamo, che abbiamo approfondito insieme per informarvi, e chiedo poi a ognuno di voi di informarsi direttamente. Quindi ancora grazie e cominciamo con un video. Vai Nicola. La Costituzione della Repubblica Italiana è approvata in via definitiva il 22 dicembre 1947 con 453 voti a favore e 62 contrari.